Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Dopo l'ingaggio di Convitto, il direttore generale Giovannini sta definendo i dettagli delle ultime operazioni di mercato. Il nuovo Arezzo sta nascendo secondo le aspettative. Il primo aspetto da evidenziare è la totale sintonia tra i diversi ruoli in società. Da una parte il presidente Manzo e il direttore generale Giovannini, dall'altra lo staff tecnico. Questa sintonia di vedute si riflette sull'operato della società in sede di calciomercato. Ogni trattativa è pesata con cura e i giocatori sono scelti in base agli orientamenti tattici del nuovo allenatore. Si spiegano così gli innesti dei nuovi arrivati e si spiegheranno così anche quelli che verranno. Gran parte del lavoro, ha affermato Giovannini, è stato fatto e la rosa si sta definendo nei tempi previsti e nei modi voluti. Mancano ancora 4 o 5 pezzi, ma il resto della squadra è già stato allestito. L'obiettivo della società e dello staff tecnico è quello di guardare all'oggi e anche al domani, ed è per questo che alcune scelte devono per forza tenere conto della carta di identità dei protagonisti. Si respira un'aria nuova intorno alla squadra. Giovannini è manager esperto e i suoi trascorsi parlano per lui. A garanzia della società il nuovo direttore ha firmato per un anno. Se faccio male non vinco la DIA, ha detto, è giusto che l'Arezzo possa liberarsi di me senza oneri, ma la mia ambizione è di restare a lungo, come ho sempre fatto ovunque sono stato. E comunque se saliamo in C, ha concluso, ho il rinnovo biennale automatico. E se si concretizzasse il ripescaggio, ho un contratto di 3 anni. Vorrei aprire un ciclo. Sarebbe una soddisfazione. E Piero Mancini inizia la sua avventura calcistica con il Città di Castello. L'ex presidente dell'Arezzo parla della nuova esperienza in Alto Tevere, ma senza dimenticare i suoi lunghi trascorsi in Amaranto. Non è il presidente del Città di Castello, ma di fatto è stato il grande mattatore della conferenza stampa di presentazione della nuova società. Intanto, che effetto le fa tornare nel calcio con un ruolo da protagonista? Io sono stato chiamato da questi miei amici e sinceramente se posso dargli una mano lo faccio con piacere e sono qua per questo, perché il calcio è uno sport che una volta che ti ha preso non lo lasci facilmente, te lo ricordi sempre, e anche se sono 10 anni che non lo faccio in prima persona l'ho sempre seguito e ho sempre seguito i vari personaggi. Senta, qualcuno l'ha interpretata anche come una rivincita nel mondo del calcio dove lei ha pagato un prezzo altissimo. Io ho pagato un prezzo altissimo, non lo dimentico quel periodo, però ci vollero castigare, di fronte alla montagna non si regge, capito? Ci venne la montagna addosso e ci seppellì, di fronte a quello cosa vuoi fare? Senta, ultima domanda che le faccio, Presidente, che effetto le farà avere contro l'Arezzo? Ma io spero che non abbia nessun effetto, perché non ci sia questo incontro. Ma lo dico con il cuore, però se ci dovesse essere, che vinca il migliore, basta. Non potrei esultare se il Città di Castello vince, non esulterò, ma non è che mi faccia piacere sportivamente, insomma, ecco. L'Arezzo è sempre l'Arezzo, io anche quando parlo mi viene sempre AC Arezzo. E il Marino Mercato Subbiano, tornato dopo 3 anni nel campionato di promozione, guarda già alla prossima stagione e si rafforza. Due sono gli interessi per la squadra gialloblu, si tratta di Gabriele Piovani, attaccante proveniente dal Foiano, e Nicola Marmorini, 18enne del Bibbiena. E adesso parliamo di altro, cambiamo sport. Un anno importante e proficuo per il basket sangiovannese. I ragazzi del Galli sono approdati alla Serie C Silver nonostante i pronostici di inizio campionato. L'amministrazione comunale ha conferito ai protagonisti di questa bella vittoria una targa di riconoscimento. Un riconoscimento ai ragazzi del basket sangiovannese. La Polisportiva Galli è approdata alla Serie C Silver con la vittoria del campionato di Serie D. L'amministrazione comunale ha conferito dunque al team una targa per l'importante traguardo raggiunto. Vittoria inaspettata, perché non eravamo di certo i favoriti a vincere il campionato. C'erano sensazioni positive già dall'anno scorso, che avevamo concluso anche in periodo di Covid un campionato di vertice. Però non pensavamo davvero di arrivare a vincere la Serie D. Il segreto è stato sicuramente il gruppo,
che come non mai ha fatto la differenza in questa stagione caratterizzata da infortuni, Covid soprattutto, che ci ha reso veramente una squadra molto coesa e che ha fatto la differenza in campo dopo ci sono stati diversi infortuni, specie quello del nostro capitano Alessandro Fedeli, abbastanza grave, e quindi ci ha dato veramente la forza di poter ribaltare una stagione che sembrava quasi finita. Ti hanno dimostrato che a volte il gruppo va al di là delle quelle che erano le aspettative tecniche e hanno vinto un campionato meraviglioso, cioè battendo squadre anche sulla carta più attrezzate e più determinate a vincere, quindi ci aspetta un campionato di C-Silver per i prossimi anni. Un ringraziamento enorme ai giocatori, agli atleti, alla dirigenza della polisportiva, allo staff tecnico, a chi mette quotidianamente così tanto impegno perché il nostro sport e lo sport delle nostre squadre possa raggiungere i massimi livelli, che è una forma di promozione incredibile anche della nostra città che arriva praticamente in tutta Italia. E adesso parliamo di volley. Tante persone a Monte San Savino hanno accolto le vice campionesse nazionali categoria volley S3 della Polisportiva Savinese al loro rientro dalla Calabria. Le ragazze, dopo essere diventate campionesse toscane, hanno disputato la partita per il titolo nazionale in rappresentanza della regione toscana contro la squadra del Veneto. La squadra della Valdichiana è stata battuta per 2-7-1. Le giovani atlete Angelica Basagna, Anna Bigliazzi, Monica Meloni, Petra Roti ed Emelie Viviani sono guidate dalla coach Sandra Polvanesi. L'attenzione, cambiamo argomento, alla sicurezza nello sport ha portato ad installare un defibrillatore allo stadio di Capolona grazie ad una giornata dedicata alla memoria di Giacomo Cassini che militava nella squadra del Capolona. Una giornata per Giacomo ha portato un grande risultato. Un salvavita qui all'interno dello stadio comunale di Capolona, un defibrillatore. Grazie all'intervento di tutti, degli sponsor, delle persone che hanno aderito, siamo riusciti ad acquistare questo defibrillatore che nell'impianto sportivo, ripeto, dentro l'impianto sportivo mancava. Poi il nostro obiettivo non è fermarsi qua, abbiamo deciso nell'ultima riunione in cui siamo andati nei dettagli finali per l'installazione di questo defibrillatore di organizzare anche nel mese di ottobre dei corsi di formazione. È una grandissima soddisfazione, poi in onore di questo ragazzo che giocava per di più con noi, siccome è una grandissima soddisfazione, ecco, ringrazio tutti che ci hanno aiutato. Sì, perché poi Giacomo è partito proprio così, da ragazzo come loro, quindi la bellezza è questa, cioè giocava nel Camolona, è arrivato fino alla prima squadra e speriamo che ci arrivino anche loro chiaramente, e chiaramente questa è la cosa più bella, cioè sapere che comunque verrà ricordato per qualcosa di importante. Avere questo defibrillatore qui nello stadio è un po' un traguardo anche per la società sportiva. Come sappiamo, in alcune circostanze averlo qui a portata di mano può fare veramente la differenza e questo va detto veramente a tutta la popolazione e deve passare questo messaggio. Come Misericordia abbiamo appunto formato un gruppo di persone che sarà sempre presente all'interno appunto dello stadio durante gli allenamenti come si stanno svolgendo oggi, anche durante le partite. Quindi siamo sicuri e sappiamo che comunque c'è qualcuno pronto ad aprire la scatola e a saperlo comunque sia usare. E con questo servizio si chiude la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.